Un campione per il calcio, un campione per i cremonesi suoi concittadini. Nelle vie del centro sono molti che si ricordano il Viali giocatore e anche quello che ha ispirato gli azzurri campioni d'Europa. Viene dopo qualche settimana in cui c'è stata la morte anche di Mihajlovic e ricordo che io di Gianluca Vialli era all'epoca della Sampdoria, quando era in coppia con Mancini. Non l'ho mai visto giocare, però solo vederlo nel gruppo dell'Europeo come vice allenatore, collaboratore, alla fine vedevi che era un uomo sincero, un uomo vero, che trasmetteva dei valori e degli ideali. Un nostro compaesano e quindi merita tanto perché è un guerriero prima in roba, perché è stata una persona che ha lottato contro un nemico molto importante. Andava, diciamo, oltre il tifo, è stato un grande e soprattutto per l'abbraccio poi l'anno scorso con Mancini dopo la vittoria dell'Europeo. Fa capire che persona è stata. E con una certa commozione anche per averci giocato assieme nelle amichevoli durante l'estate e la passione che aveva 16 anni, che aveva 15 anni, l'ha portato avanti e l'ha sempre testimoniata. Quindi è un ricordo personale, è un ricordo di un amico di squadra. Vinceva il premio per il miglior giocatore, il premio per il miglior gol nei tornei allora, diciamo, semiprofessionali, e era sicuramente già di una categoria completamente diversa da tutti. La città ha intenzione di ricordarlo e celebrarlo a dovere. Presenta uno sportivo enorme, straordinario, ma innanzitutto per Cremone, per tantissimi cremonesi, è stato ed è un amico. Oggi abbiamo subito messo le bandiere a mezz'asta e il giorno del funerale sarà giorno di lutto cittadino. Qualche tempo fa lui venne definito ambasciatore di Cremona nel mondo, lasciò le sue impronte in un luogo che conserviamo con molta cura e che metteremo in evidenza nel cuore della città. E poi insieme alla cremonese, insieme alla famiglia, insieme alla città, definiremo le altre iniziative, l'intitolazione dello stadio. Intitolare a Gianluca Vialli l'attuale stadio Zini? In città pochi dubbi. Hanno intitolato il San Paolo a Maradona, quindi perché no, ecco. Per me è un'ottima idea, anche perché essendo lui di Cremona è un po' come Maradona per il Napoli, diciamo. Che un nostro stadio possa essere intitolato a questa persona.